Si chiama Charlotte Walton, è una donna alla quale pensate che si è fatta mettere nelle sue unghie acriliche le ceneri dell'amato padre, mantenendo così la promessa che aveva fatto, ossia quella di accompagnarla all'altare. Il padre purtroppo è morto, è stato cremato e le ceneri dell'uomo sono state messe e applicate nelle unghie acriliche di questa donna di nome Charlotte. Una storia davvero pazzesca. Ovviamente quando una persona muore può scegliere di essere cremato o tumulato o inumato. Oggi come oggi, purtroppo, lo dico a malincuore perché io ne sono contrario, si sceglie la cremazione, cioè si sceglie che un corpo venga ridotto in cenere. Una scelta questa coraggiosa, una scelta questa che molti reputano normale, per molti infatti è normale che un corpo venga bruciato, perché tanto pensano, vedi, sei morto, che ti frega? Quindi il tuo corpo può finire cremato, no? Invece io penso che ci sia più importanza che un corpo rimanga intatto, intero, e soprattutto che, diciamo così, rimanga sano finché può. O meglio, anche se quel corpo sarà destinato a finire, a dissolversi, è pur sempre un corpo. Questa è la mia opinione. Vi ringrazio per l'ascolto, un saluto caro D'Ariano, Renato Vitoriano.